Salve e benvenuti al consueto aggiornamento sulla guerra in Ucraina. 98 giorni di guerra, combattimenti cruenti specialmente nel Donbass. Il presidente Biden ha deciso di inviare missili a media gittata a sostegno dell'Ucraina. Intanto il tentativo diplomatico da parte del presidente turco Erdogan di far incontrare telefonicamente Zelensky e Putin è andato fallito. La guerra poi si combatte non solo con le armi ma anche con il grano. Infatti vi sono centinaia di navi nel Golfo di Odessa in attesa di poter salpare e andare verso i porti di destinazione. In Europa si parte con il sesto pacchetto di sanzioni che prevede l'embargo del petrolio, ma a partire da gennaio dell'anno prossimo. Per quanto riguarda il fronte orientale, dove si combatte una battaglia cruenta e dura, e anche il presidente Zelensky lo ha ammesso, ci sono perdite di circa 100 uomini al giorno. A Kharkiv è importante per i russi avere la tenuta delle posizioni conquistate ed impedire agli ucraini di avanzare sulla loro frontiera perché devono proteggere le loro linee di comunicazione. Intanto poi sull'asse Izium-Slovyansk-Donetsk si combatte una battaglia cruenta dove a Severodonetsk. Conquistare Severodonetsk è importantissimo per i russi perché gli aprirebbe la strada per Slovyansk e Kramatorsk. La città di Severodonetsk è circondata. Prima che i russi entrassero in città, perché adesso hanno conquistato metà della città, hanno lanciato sulla città circa 100 missili al minuto. Fate un po' i conti di che volume di fuoco si è abbattuto sulla città. Inoltre, dopo Severodonetsk, anche la città di Lysychansk è stata circondata, perché con Severodonetsk e Lysychansk si vengono a chiudere le linee di comunicazione per gli ucraini e questo è importantissimo. E la linea di comunicazione importante è quella di Bakhmut. Sfondare Severodonetsk vuol dire conquistare tutta la regione del Luhansk. Se poi andiamo sul fronte meridionale, qui i russi cercano di consolidare le posizioni già acquisite, aumentano le loro linee di difesa. Kherson subisce contrattacchi degli ucraini, ma con scarso successo. E proprio da Kherson i russi bombardano la regione di Mykolaiv, immediatamente a ridosso, la regione di Zaporizhia e poi quella di Dnipro. Conquistare anche Zaporizhia e tenere tutta l'area di Kherson significa prepararsi per un futuro attacco, dove? Su di Odessa. Però noi parliamo di Ucraina, quando parliamo di Ucraina non abbiamo bene in mente a volte che tipo di guerra si sta combattendo lì in Ucraina. Sicuramente è un conflitto che può essere considerato tra quelli maggiori, perché vi sono oltre 10.000 morti, il calcolo di 10.000 morti all'anno. In Ucraina nei primi 3 mesi siamo arrivati a oltre 40.000 morti. Poi è un conflitto regionale perché si combatte in un solo teatro dove si confrontano simmetricamente due paesi, la Russia e l'Ucraina. La simmetria sta nel fatto che si combattono due eserciti, anche se all'interno dell'uno e dell'altro vi sono delle milizie. E poi un conflitto convenzionale perché si combatte con armi convenzionali, non si fa ricorso all'armamento nucleare. Putin ha detto che non ne vuole far ricorso, intanto però organizza delle esercitazioni nucleari in risposta all'invio dei missili a medio raggio da parte degli USA all'Ucraina. Ma c'è solo l'Ucraina nel mondo come situazione di crisi? No. Se noi andiamo a vedere gli studi dei vari istituti che si interessano delle questioni, delle situazioni di crisi, vediamo che in tutto il globo si hanno oltre 50 situazioni di crisi. Tra questi alcuni vengono configurati come grandi guerre, altri come guerre normali e altri come guerre o conflitti minori, questo in base al numero dei morti. Se noi consideriamo in base al numero dei morti, vi sono 10 aree di crisi che si da tenere sott'occhio, di queste 5 sono aree altamente con scontri ad alta intensità. E questi ricordiamo, oltre l'Ucraina, abbiamo l'Afghanistan, il Myanmar, lo Yemen e l'Etiopia. Poi abbiamo delle guerre con un pochettino più bassa intensità, come quello della Siria,
Quella in Messico, sì, infatti in Messico, dove l'esercito regolare dello Stato messicano combatte l'esercito dei narcotrafficanti. E poi abbiamo anche dei conflitti minori, come potrebbe essere quello israelo-palestinese, oppure quello che si combatte nel Kashmir. Quindi è necessario che noi non teniamo d'occhio solo l'Ucraina. L'Ucraina è vicino a noi e ci interessa particolarmente, ma vi sono molti altri teatri in tutto il mondo dove le persone muoiono per svariati motivi. La guerra sicuramente, ma che cosa ha scatenato la guerra? I motivi sono vari. Noi continueremo a tenere sotto la lente di ingrandimento ciò che avviene in Ucraina, vi aggiorneremo con video e con articoli, voi continuate a stare sintonizzati sui social di Per Sempre News. Arrivederci alla prossima settimana e grazie a tutti per l'ascolto e per l'attenzione. Arrivederci.